e c'è il palo. Vabbè, è normale perché sta facendo oscuro. Sì, è normale, pure a me faceva così. La palla viene rigiocata verso l'interno. Si basa sul tempo, si parla. Da lì può concludere, colpisce il pallone. E raggiungono il pareggio, si ricomincia da capo. Ha vinto la sfida depositando il pallone in rete senza nessuna difficoltà. Il portiere ha fatto il possibile, ma lui non si è fatto questo. Ah, vabbè, cazzata. Ha depositato il pallone in porta con un bel gesto tecnico. Si riparte, di nuovo in parità. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. E si sono conquistati un calcio d'angolo. Bella però una città. Ah, vabbè. Il gioco riprenderà con la rimessa da fondo. Vedere per ricevere. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Messi gioca una palla lunga. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Mbappé prova la giocata di fino. Cristiano Ronaldo la toglie dalla porta. Che cosa? Xavi. Vabbè, è parecchio tempo. Parecchio, parecchio. Bello lungo. Recuperano il possesso del pallone. Non solo missioni, sono storia, la storia. Poteva diventare davvero pericolosa. No, no, è storia. Se ne va. Almeno il 17%, Vabbè. Più avanti. Mohamed presta ancora per finire. La fonda sulla destra. Xavi. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Cristiano Ronaldo riconquista la palla. Opportunità di ripartire. Inventa nello spazio. Riesce ad intercettare. Il portiere la calcia lontano. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo. Tutti a prendere un tè caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Il risultato potrebbe far pensare a un incontro noioso, ma niente affatto. La gara è stata vincente nonostante il risultato non certo poco abituale di 1-1. C'è perfetto equilibrio, entrambe le squadre hanno realizzato una rete a testa. 1-1 dunque alla fine di questa prima frazione. Partiti, siamo già nella seconda frazione di gioco. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia i loro sforzi, ma se giocano come nel primo tempo, credo che porteranno a casa la vittoria. Pallone lungo in verticale. Mbappé e passa. Prova il cross tagliato. La gioca in profondità. Cercano l'azione veloce. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. E esce a si è da solo. Miracolo di Khan. Che grande parata. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applauso. Ce l'ha fatta. Carrasco. E ha tentato la giocata spettacolare, ci è mancato davvero poco. Ha dimostrato di avere un grande istinto qui. Si è coordinato bene. Certo, non era facile. La mette in avanti. Bell'anticipo, pericolo sventato. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa.
cerca l'uomo là davanti, lotta ma perde l'equilibrio, c'è il fischio dell'arbitro e fallo. Arriva il direttore di gara, vediamo cosa decide, scatta la munizione, prevedibile. Virgil van Dijk fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Nello spazio cerca l'idea, arriva sulla palla e interrompe l'azione. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Scatta verso il pallone. Prova il tiro! E c'è colpo la Sampdoria! Gli ho detto. E adesso possono tornare a controllare il match. Gli ho detto che deve vincere questo. Troppo solo. Ah, possiamo aggiungere. Lo canisco troppo bene sto gioco. E lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Lo conosco troppo bene sto gioco. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Lo conosco troppo bene sto gioco. Ma ora devono fare attenzione a non vanificare il vantaggio. E sulla palla i compagni aspettano il traversone. Messi sceglie tocco corto. Le squadre lottano per il possesso del pallone. Palla in profondità per il compagno. Palla intercettata. Tentativo in avanti, lungo. È proprio questo che devono fare. Devono insistere. E in questo momento devono prendere dei rischi. È necessario. Infatti. Hanno già riconquistato palla. Scodella in avanti, palla a Gabriel, Beckham, lancio lungo del portiere, palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Messi prova a verticalizzare, ha la possibilità di andare verso la porta, cerca di servire, va al tiro, sprecato malamente, un passaggio davvero illuminato. Ha dimostrato una grande visione di gioco, un passaggio fatto con il contagiri. L'estremo difensore la calcia lunga, ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Pellegrini, Xavi, Carrasco, Kanté. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Perdendo 2-1. L'appoggio sulla fascia, mostrano un buon controllo del gioco. Dentro il miracolo di Kane. Vabbè, da, ma porca vacca, va. È proprio, se questo stava perdendo, ha perso 5 partite le vince da me. Ma vaffanculo, va. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Io l'ho sprecato proprio. Prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. Ma pure che gioca Luca, che cazzo deve fare. Bravissimo lui, è bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Il divario tra le squadre si allarga a due reti. Jerome Boateng, Kanté, Xavi. È cambiato di nuovo il gioco, ha ragione quello che avete detto, ripeto. Lungo passaggio in avanti. È cambiato di nuovo il gioco. Fisico e conquista il pallone. Cioè. Più scritto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Prova la conclusione. Pure là c'è scritto. Questo è il re dello script. Pure qua c'è lo script. Questo è il re dello script, PES.
Vabbè, che culo adesso, vabbè. Ma capito, la vince vita, ma capito? Ma capito tu? Duello fisico con l'avversario. Possibile pronto. Splendida reazione del portiere. Beckham. Il quarto ufficiale di gara mostra che saranno tre i minuti aggiuntivi prima del fischio finale. Si libera la grande. Colpì. E il portiere dice di no. Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Perché l'uno ha perso 5, che qui il compito da far vincere. Normale. Perché lui ne ha perse 5 di fila, questo qua che sto giocando. E mo deve vincere. Oramai, questo gioco non giochi tu, il computer ti pilota, capito? Il computer pilota. Non sei tu a giocare, l'ho sempre detto questo gioco. Cristiano Ronaldo, ottima pressione la sua, palla recuperata. Vabbè, 3-1. Scendiamo ancora di più. Vabbè, scendiamo ancora di più. Ritorniamo alle vecchie origini. Io dico, come cazzo fanno gli altri a arrivare al 900? Come fanno ad arrivare a botta di culo? Perché non è che non so giocare a sto gioco, so giocare. È solo che è proprio centrale. Una strategia che alla fine è valsa loro la vittoria. Solo pochi secondi ancora di collegamento. Grazie per il tuo prezioso contributo. Come fanno certi proprio? Boh, non lo so. Come cazzo fanno certi, non lo so. Vabbè, la prima partita, vabbè. Va bene, Konami di merda, va bene. Questo perché, lo sai perché? Perché non sto shoppando, capito? Perché quelli che shoppano la Konami ti aiuta, capito? Ah, non avranno manco un soldo a me. Non so che farmene della valutazione. Non so che farmene, guarda. Non avranno un soldo, non avranno da me. Fin quando non si insegnano a fare un gioco degno di essere solo gioco, non avranno un soldo, non avranno. Fin quando non si insegnano a fare un gioco. Vabbè. Perché questa aveva perso 5 partite, capito? Questa doveva vincere. Doveva vincere, capito? Condotto che sta vincendo, mi ha pareggiato e mi ha fatto 3-1, ha vinto, va bene. Va bene, c'è tutto a favore, quando la scrive da favore non si batte qua. Cioè il computer sta facendo di tutto a farmi tornare prima, da uscire dai 500. Sta facendo di tutto, sta facendo. Capelli di distanza. E che vuoi fare? Non te la prendi. Però mi passa la voglia di giocare in danza, è l'unico gioco che... FIFA sì, però... Non è come qua. Qua... pure là c'è lo script. Ora, ma uno che guarda i video, che di Roma, questo qua, ha detto... che hanno cambiato, diciamo, il gioco da come hanno fatto l'aggiornamento delle, ogni settimana cambia, il gioco si modifica, online. Troppo l'arabo, quanto è forte, Ma come cazzo fanno, lo so, buff, fategli lecca il culo la conna meglio arabi forse, boh, allora. Okay. Ma come cazzo fa quello a non perdere mai? Io prima volta in questo gioco che l'ho vinto 5 di fila, una volta sola e basta. Una volta sola mi è successo. E poi il buio totale, però. Non lo so. Match in annullato, vabbè.
sono già arrivato al livello di Maika, che l'hanno arrestato. Per dire. Cioè. Sono un punto, Sì. Alla fine sono tutte missioni, se ti vai a spaccare lo finisci con niente. Vabbè, se va a spaccare sì, è normale. Poi dobbiamo vedere proprio, che ancora non si sa niente di PS22, se sarà un update, niente, non si sa niente, buio, come l'anno scorso, come l'anno scorso. Guarda, cugino, lo so. Speriamo che non sia un update. Questo 507, vai. Vediamo. Pure questo, le perdite ce l'ha. Ah, vai, quindi, andiamo a posto. Pure questo c'ha le perdite fuori. Ovviamente adesso lo prenderò nella nuova generazione, se sarà buono. Se sarà buono, c'è sempre un se, mai una certezza sto gioco. Ci rimane che è più fresco. La ciuccia ha fatto 23 video. Beh, guarda, ok, chiuso li fa. Qual è bravo? Qual è il... Mi sa che sono arrivato al quinto video, quinto o sesto video. Mmm. Oh, yes. Ma io pure sono uno che se si mette e capisce, finisce. Se voglio lo finisco. Se dico con la testa, cioè se c'è la testa che ti dici lo voglio finire, lo finisco, non ho niente, Ma facciamo sta partita, vediamo come va. Comunque io da un solito appena la prendo, pure io me la devo prendere. Madonna mia, brutto proprio, le bestemmie tira quel ciugo. Le bestemmie tira quel ciugo, mamma mia, troppo difficile. È bello sì, però è troppo difficile. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Ecco, ma si mette pure il lag, si mette pure il lag, vai, dai. Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. Partita già in corso di svolgimento. Che a voglia. Sulla linea di metà campo c'è un giocatore sempre pronto a prendersi la scena. Steven Gerrard. Carisma da capitano, lottatore nato, gli si chiede di fare tutto e lui non fa una piega, senza contare che tra l'altro segna anche molto. Messi prova la giocata di misura. Pericolo. Kimmich. Beckham. De Bruyne prova a verticalizzare. Neymar. Cristiano Ronaldo. Gerrard. Palla riconquistata immediatamente. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Lungo passaggio in avanti. La mette in mezzo. La gioca all'indietro. Sì. Neymar. È fuori gioco. Oh, fa schifo oggi proprio. Oggi proprio la seconda partita proprio di merda va l'online, mamma mia, tutto il... Che è sto lag, madonna, che lag di merda. Che lag. Il lag rallenta la partita, col lag per giocare, va. Ma no, si va a vedere, ma no, è assurdo. Neymar.
Lazius, sta lì. Palleggio, tecnica e controllo del gioco gestiti molto bene. Il tiki taka, reso famoso dal calcio spagnolo, è andato molto di moda in questi anni. L'idea è che se la palla ce l'hai tu e la nascondi all'avversario con passaggi corti e precisi, è difficile prendere gol. Nonna, le crisi, mi devono venire, le crisi mi devono venire, mo. Prova il tiro al volo. Tiro davvero molto angolato. Beckham raccoglie un passaggio dalle retrovie. Ha la possibilità di andare verso la porta. Riesce ad intercettare. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Niente di fatto, azione interrotta. Kimmich prova la soluzione in fascia. Scatta verso il pallone. Intervento rischioso. Ai ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Il pallone per Neymar. Scatta verso il pallone. Kimmi. Gnabry. Ottimo passo. Attenzione. Il portiere dice di no. Perfetta la parata. Ma dice che io non ci parlo con un laggio così. Ma come cazzo si qua, non lo so. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Messi decide di battere corto. Messi la mette in mezzo. Decide di non rischiare. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Si libera la grande. Attenzione! De Gea, senza problemi. Gnabry. Degel senza compromessi. Intervento deciso. Tutto regolare secondo l'arbitro. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. La difesa riesce ad allontanare. Pericolo. E ha calciato alto. Hanno avuto meno occasioni degli avversari e ci hanno provato così. Forse è meglio avvicinarsi un po' di più. Arriva Cristiano Ronaldo. De Bruyne gioca con un pallone lungo. Palla intercettata. Gioco fermo, si ripartirà da calcio d'angolo. Messi la metterà in mezzo. Occhio ai saltatori. Para con grande sicurezza. Rimessa in gioco dunque. Oh, non cade la partita, eh. Non cade, porca puttana. È libero di creare pericolo. Il cross di De Bruyne. Passaggio intercettato. Bella apertura. Bolton si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. A sinistra con il passaggio. L'arbitro. No, no, quando è bello, no. Come i defendere va lì. L'arbitro è stato chiaro. Questo è l'ultimo avvertimento. O la smette o si becca il cartellino.
Dovrà fare molta attenzione d'ora in avanti. La partita è ancora lunga e l'arbitro lo tiene d'occhio. Proveranno in tutti i modi a non farli segnare a questo punto del primo tempo. Tocco preciso. Palla filtrante per Messi. Di Maria. Cristiano Ronaldo. Ecco il tiro. E la palla entra in rete. Collato. Un paio del genere a questi livelli viene sempre... Va bene, grazie Konami. Ha fatto bene a crederci. La buttana di tua madre Konami. In una zona così arretrata. Vabbè. Va bene, va bene, va bene. Con lag si segna, bravo. Tutti siamo bravi, bravo. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Vabbè. Primi 45 minuti. Con il lag. Una sola rete messa a segno finora. Sto coglionato qua. Non è stata una prestazione molto convincente. Possono fare molto. Ma forte, ma giocca, con lag, ma giocca, ma giocca. Quasi zizza, ma giocca. Vabbè. Sembra che un attacco. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Gerrard subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Ci sono mai giocato con sé. Ci sono queste condizioni di giocare. È davvero una bella serie di passaggi questa. Kimmi. De Bruyne. Non ci sono condizioni di giocare questo. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Se ne va. Provano a partire in velocità. Prova ad andare via con eleganza. Mado, ma perché lagga mentre faccio un'azione io? Ma porca puttana! Neymar! Il direttore di gara decreta un calcio di punizione. Riceve il passaggio. Mado, sì, vabbè, dammi capito. La critica pure questa è la barriera della Grecia. I palloni in profondità sono la critica la avrebbe pure questa, questa che barriera. Ma non possono concedere così. Ma se si può giocare, se si può giocare così, se si può giocare. Vabbè. Va bene. Facciamo a giocare così, no. Cristiano Ronaldo. Scatta verso il pallone. Ha spazio sulla fascia. Ottima giocata. L'arbitro non ha dubbi. Cuba Lumpa. Vabbè. Va bene. Il gioco sta diventando un po' troppo maschio. L'arbitro dovrebbe prendere in mano la situazione con più polso adesso. Non aveva altra scelta, sapeva che non c'era altro modo per fermare la sua azione. Ha deciso di rischiare e ha commesso questo fallo. Prova a giocarla in profondità. E il tocco è verso il portiere. Messi. Decido lo faccio dietro. De Bruyne. Neymar. La
chiave del match è da ricercare nel possesso palla. Stanno concedendo troppo da quel punto di vista. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Sbattono ancora contro la difesa. Pure la sua a favore, madonna, che culo. Mamma mia. Ci mette il fisico e con questo. Oh, ma poi ti do vedere la partita come la sto giocando. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Gerrard. E passa. Prova con il tocco basso. Cerca un varco con un pallone lungo. Mbappé. Messi. Se ne va. Da lì può segnare. Cerca il tiro. Ma ah, finalmente. Mano male. Mano male. Mano male, un altro poco sbagliava. Dritto per dritto doveva tirare, un altro poco sbagliava. Meno male. Un altro poco. Incredibile, dritto per dritto, un poco fuori la buttava. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento. Tanto devo fare il video, ci devi dire. Lo devi dire poi. Il portiere la spedisce su. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Neymar. C'è Messi. Tentativo in avanti, lungo. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. 1-1. Messi vince il duello fisico e fa su il pallone. La mette in avanti. Sergio Ramos, di forza. Ma no, se bisogna, se si può giocare così. Ma signori guardate sto video. Ma si può giocare così? Si può giocare così? Non lo so. Ditemi voi. Se si può giocare così. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Fuori gioco, che c'è linee? Dov'è fuori gioco, signori? Assurdo. Ah, signore mio. Dov'è fuori gioco? Dov'è? Finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. No, nessuno. Possesso del pallone. Tocco morbido. Chance per tirare. Ha sprecato malamente un passaggio davvero illuminato. Hanno sfruttato in maniera perfetta lo spazio dietro la linea difensiva. E poi quando la palla arriva così precisa è difficile non andare in porta. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in estremis. Madonna mia, se non era per il lag. De Bruyne allarga il gioco con pallone a sinistra. Si libera la grande. Può cacciare la rete. Ci prova con una, può provare. Finalizzazione decisamente infelice. Gnabry. Rijkaard. Riconquista la palla.
Gerrard. Gnabry trova il compagno in buona, può concludere. Etto Barry, ragazzi mia. Etto Barry, che gioco di merda. Che gioco di merda, signori. Guardate, questa è merda. Guardate, giudicate. Questa è merda. Guardate. Scusate l'espressione, ma veramente proprio una cosa assurda questa partita. Una cosa assurda. 90 minuti di lag. Sto coglione. La capacità di sfruttare bene le 90 minuti di lag alla squadra che ha vinto un vantaggio enorme sugli avversari. I tanti palloni che sono spiovuti all'interno dell'area hanno permesso di creare le occasioni da gol che poi hanno portato alla vittoria. Pure questo qua è inglese e c'ha i messaggi bloccati. Un lager questo, madonna, che schifo proprio. Pure i messaggi bloccati c'ha. Cioè ogni sera macchia qualche story, ogni sera. Assurdo. E ha vinto. Con il lag ha vinto. Mi ha fatto il gol alla fine, con il lag. Da non credere, signori. I 600 ispiravo, un altro poco, ma sacci a 400 sta arrivando un altro poco. Che schifo, mamma mia, che gioco, signori, che gioco. Che gioco di merda, mamma. Che gioco di merda, mamma. Che gioco di merda, signori. Non ho parole. Ora lo blocchiamo. Sto coglionazzo. No. Saint Bob. Aggiungi all'engo blocco partite. No, già va, ma non si gioca così, guarda, non si gioca. Con il lag. Ma tu la rivedi la partita. Poi te la vedi perché se la devo registrare. È una cosa incredibile, guarda. Incredibile, sto gioco. Non ci posso credere, però. Incredibile, proprio. Ero un 580 euro. Da 580 a 507 mi ritrovo. Pensa un po' tu. Quante partite proprio perse a cazzo, proprio. Mamma mia, che pena sto gioco, mamma mia. Che pena, signori. Che pena, mamma mia. Facciamo fa. Adesso sembra a terra sta. Mamma mia, palle. Luca, qua vado tutti a terra. Cioè, ma come? Sì, vabbè, va. Ma... Assurdo. Ci posso credere.
appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Che complesso magnifico. È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Luca, chi pensi possa essere l'uomo che davvero deciderà le sorti di questa gara? Sergio Ramos, Fabio, ha tutto. È un difensore forte, tecnico. Come fa? Mo' iniziato la seconda partita. Quando si spinge in attacco, ha un incredibile senso tattico e per tutti i compagni è un punto di riferimento. Sì, per gli attaccanti avversari non sarà facile oggi. La mette in avanti. Non può sbagliare. Ci prova. Si salvano con la traversa. Di Maria. Palla riconquistata immediatamente. C'è un'opportunità. E guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco. Pallone lungo in verticale. Mbappé può provare. Preferisce il retropassato. Occasione da lì. Sensazionale puntuale. Pogba. Guarda come fanno salire entrambi i terzini. Ma Rijkaard commette un'infrazione prontamente sanzionata dall'arbitro. Di Maria tenta l'affondo sulla destra, buona la sua progressione. Di Maria scodella il cross. Palla, cerca il tiro e sbaglia al momento della conclusione. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere, ha fatto bene a provarci. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cambia gioco. Non riesce a mantenere il possesso. Mbappé. Messi. Pogba. Messi. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Messi. Mahrez. Messi. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. E il gioco sta diventando un po' troppo maschio. L'arbitro dovrebbe prendere in mano la situazione con più polso adesso. Davis la mette in mezzo. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Cristiano Ronaldo prova la giocata di misura. Sergio Ramos era ben posizionato e intercettato il pallone. Cristiano Ronaldo cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Lo spazio per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. La gioca in profondità. Ecco Mahrez, passaggio sulla destra. Dani Alves e passa. Ottimo intervento. Alla Puskin. Scodella in avanti. Palla filtrante per Messi.
prova a verticalizzare. C'è la palla lunga in avanti. Rijkaard. Ottimo pallone in profondità. Beckham. 5 giri di orologio per andare a riposo. Lungo passaggio in avanti. Prova a giocarla nello spazio, ma non riesce. Poteva essere un'azione importante. Difesa però ben posizionata. Di Maria, di forza. Si libera la grande. Messi, c'è il tiro. Vado. Come si fa? L'ultima è questa, basta. I coglioni mi stanno girando già. Realizzatori migliori di calci di punizione. Beckham. Assurdo. E ha detto di no. Non lo so, c'ho. La traiettoria della palla. Gran bella parata. No, non so se piace. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione. No, no, non sto facendo nessuna parte. Sto solo giocando. No. Arriva il fischio dell'arbitro. Può bastare per questo primo tempo. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta agli spogliatoi. Prima parte di gara. Assurdo, bravo, guarda. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Verso la fine del tempo hanno giocato alla grande. Questo potrebbe infondere loro coraggio e consapevolezza nei propri mezzi. Se entrano in campo con il piglio giusto possono fare un grande secondo tempo. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. Si riprende con il secondo tempo. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia i loro sforzi, ma se giocano come nel primo tempo credo che porteranno a casa la vittoria. Kane. Va dato atto al lavoro magistrale della difesa. Sta togliendo ritmo all'offensiva degli avversari. C'è un bel pallone in profondità. Ora deve duellare con Mbappé. La palla oltrepassa la linea di porta. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. Sembrano aver eretto un muro in difesa. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Alla peggio nello scontro di forza. Poteva finire in modo davvero diverso. L'hanno scampata bella. Quando sei in inferiorità numerica devi essere deciso. Non puoi pensarci troppo. Non sono ammesse esitazioni. È stato... Prova il tiro! Si era creato una buona occasione col dribbling, però non l'ha concretizzata. Che peccato, si era mosso bene per trovare la posizione da cui tirare, ma non è riuscito a buttarla dentro. Questo errore potrebbe essergli fatale. Ecco il tiro! Ce l'ha fatta! Vai, 2-0, vai. Vai, sì. È andato fino in fondo ed è stato freddissimo. Cominciando 2-0. Beh, gli ha preso bene le misure e ha superato il portiere con estrema sicurezza. Due gol di vantaggio e partita Mbappé! E sono tre, vai! Sono tre! Tre gol di vantaggio! Si spegne la luce per gli avversari. Siamo testimoni di una prova di grande cinismo, un'ingenuità sfruttata al meglio. Perdere palla a centrocampo. Oh! Falle quell'arbitro! Arbitro! I mortacci tua! Con questo segna una doppietta, davvero una grande partita. 3-0 dunque. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol visto come stanno giocando. Riceve il passaggio. Oh, rigore! Vado! Incredibile. Ha visto partire il pallone, si è provato. Ah, ma sbattuto in aria! Se non è rigore quello, tutta la vita. Dani Alves. Recuperano il possesso del pallone. Vediamo se può capitalizzare. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. No, tutta tu. Qua. Palla filtrata per Neymar. Prova a giocarla in profondità. Cerca l'uomo là davanti. Provano a partire in velocità. Può andare. Occasione d'oro. Fissa. Rosso. Calcio di punizione. Vai a casa, vai. A casa, via.
o tentava l'intervento oppure l'avversario si sta tagliando il culo. Sono situazioni in cui bisogna rischiare e quasi sicuramente proverà la conclusione a rete. I difensori dovranno provare in qualche modo a salvarsi da questa situazione. Oh no, in 3 minuti 3 gol ho fatti, 59, 60 e 61, 3 gol in 3 minuti. Ma almeno con questo si può giocare, là. Con questo si può giocare, che cazzo. Ma quello di prima, mamma, dopo la devi vedere la partita e la devo pubblicare. Dopo di questa mo stacco e faccio il video, perché ho ucciso solo 3 partite. Ma la devi vedere proprio, ci va proprio, assurdo, non si può proprio giocare. Un inglese, un inglese. Non si poteva proprio giocare, guarda. Vediamo se la mettiamo dentro, la vediamo. Lo specialista di... No, voglio Beckham. Ah, vuoi Beckham? Beckham è specialista di queste punizioni. Beckham! Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo riceve in posizione interessante. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Ah. Costringe l'avversario a fallo. Ottimo il frasetto. Attenzione al tiro. Non ho capito. Finalizzazione decisamente. No, no, si sente. Quando sembrava fatta. Si sente, si sente. Anticipo, pericolo sventato. Messi. Ora Van Basten. Sicuri in fase di palleggio. Cerca lo spunto. Conclusione. Palla dentro, c'è il gol. Hanno ridotto lo svantaggio. Adesso due reti. Davvero troppo solo, troppo libero, troppo tempo. Cosa ne pensi? Giocata davvero molto intelligente. Bel gol. Si riparte con due reti adesso da recuperare. Mbappé prova a giocarlo in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Pallone lungo in verticale. Lungo passaggio in avanti. Mbappé. Messi raccoglie un passaggio dalle retrovie. Cross verso il centro. Non lo so. Vede la porta. Colpisce. Infilza il portiere. Dal precision blast. Non poteva sbagliare. La difesa non può permettersi di lasciare tanta libertà a un giocatore come lui. Andava marcato stretto. Il divario tra le due squadre è pressoché incolmabile. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Il direttore di gara decreta un calcio di punizione. Virgil van Dijk ha messo i suoi compagni nei guai facendosi cacciare dall'arbitro. Capita a volte di perdere la testa e di commettere falli come questo, che sono inutili e dannosi. C'è un bel pallone in avanti. Se ne va. E trova bene il compagno. Scodella in avanti. Sta andando. Prova a cambiare la situazione con una giocata. Bene, bene, questa la sto vincendo. Sarà davvero complicata se non riusciti a metterci una pezza. Grandissimo. Questa la sto vincendo. Intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Sì, diciamo, se non regalarlo quest'anno che non hanno fatto niente quest'anno. Se non lo facevano quest'anno, quando è che non lo facevano? Scusa. Puyol. Barcellona. Alza la testa, la ricerca. Barcellona 10. Palla in avanti verso il compagno. Passaggio profondo per Van Basten. Occhio può andare. Miracolo di Khan. Di Maria. Gioca una palla lunga. Qui può partire il contropiede. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Fa una
avanzare l'azione con il lancio lungo. Vai, questa vinta, vai. Finalmente una vinta. Questa vinta, dopo due sconfitte, una vinta. Concretizzare le occasioni da gol. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Io credo, Fabio, che il risultato alla fine sia giusto. Hanno dimostrato di avere più voglia di vincere degli avversari e ce l'hanno fatta. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Cave. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. Grazie a te, Fabio. Ma sei tu il disco, si capisce. No, no. Ah. Mi dà l'ur. Parte 2. Quello c'è un sacco di ciuchi, cioè. Cioè, sai, vabbè. Tutti 200 sì, Antonio. Un baffo. Ah, olio. The King of Fighter. The Last of Us Parte 2. Perché un 90%. Tutto l'ha finito. Qua l'ha finito.